Olle! Ciao Katia! Adesso c'è il, come si dice? Countdown! Countdown! 5, 4, 3. Buon pomeriggio! Vediamo Buon se ci sono. pomeriggio dalle Dalle chiatte! chiatte. Dai, dai! Oh, e dall'altra parte del tele, dall'altra parte della telecamera, chi c'è? Gelsomina! Gelsomina! Che ci riprende, fatti No, no. vedere Gelsomina. Dopo te li fa vedere. Allora, aspetta che io Allora, intanto ragazze, condivido, condividete, condividiamo, condividiamo, dai, oggi iniziamo a fare qualcosina Sì, oggi è sabato, di molti. Eh bello, sì. di colorato. Sì, Ma aspetta. l'ovetto l'hai Dove fatto? siamo che non ci siamo? Come non Ah, ecco. ci Sì, siamo? ci siamo, perché dobbiamo mettere in alto La la diretta, diretta. no, la devi rimettere L'ho in messa, l'ho alto, messa, l'ho messa. no, Sì, l'ho così. messa, l'ho messa. Fissa in alto, in evidenza, c'è già. Ah, Vedi? ok. Ci siamo, Buon ragazze? pomeriggio, buon pomeriggio. Oggi ci prepariamo al carnevale. Vedrete Chiara all'opera con un dolcetto, eh? Tipico, tipico di carnevale. Così intanto prendono gli ingredienti e io faccio Sì. un'esplosione di colore. Sì, dai. Ci stiamo avvicinando al carnevale, quindi vogliamo dare delle chicche, delle ricette super veloci. Veloci, simpatiche, allegre e comunque queste due oggi sono venute qua perché prima di fare Abbiamo questo fatto una bella grigliatina. gli ho dato l'arrosticino. Chi conosce gli arrosticini? Chi di voi conosce? Io voglio sapere. Io. Chi di voi conosce? Io. Conoscete Dai. Ragazze, l'arrosticino? taggate perché oggi, guardate, vedete Chiara, lo sapete, io ho sempre detto che Chiara coi dolci non è come Katia, vero? Datemi i primi, i secondi, Lo Lupèce, pesce, la calma. la non. Però coi dolci ci sto buttando e devo dire, vero Katia, che certo. sto diventando Culo, bravina. tutto culo. È la fortuna dei È la principianti. fortuna dei Però a me principianti, è piacciono vero. quei dolcetti veloci, no? Quindi ci stiamo avvicinando al carnevale. Eh Ma noi sì. lavoriamo, arriviamo veloce e tuo figlio ti dice: Mamma, dai, prepara 5 minuti, amore mio, ti Dai. faccio un Veloce, dolcetto. sì. È giusto così. Ok, ciao, Vediamo un ciao, cosa ho attimo. fatto, Tu tocchi, Katia? Chiara, tu non devi toccare, Chiara. Cosa ho Niente, fatto? non ha fatto niente che non si possa riparare. Allora, oggi è Un sabato. salutino a mia zia Maria dalla Zia Calabria. Maria della Calabria, un Ah, bacio, eh? brava, Ti piace? A tutte le zie Marie, anche se si chiamano Giovanna, diamo sì. Tutte, salutiamo tutte, tutte tutte. le zie, tutte le mamme. Allora, Pina c'è? Gelsomina, sì, Pina, pure Pina, Pina, Pina Pina. c'è? Pina? C'è Pina. Ciao Donatella, grazie. Devo dirvi anche una cosa, che il Sì. sabato Katia fa sempre le uova. Senti, quello l'ho fatto Katia, stamattina presto. ah, io ho detto Katia non ho le uova, Chiara non ti preoccupare, ce l'ho io, l'ho fatta io. E così? E come hai fatto l'uovo Katia? Co. L'ha fatto Oh, io mi devo distinguere, sono. l'uovo! L'avete visto? Lei è talmente fine a fare l'uovo, com'è che fa questa caffa di vedere? Non ridere, tu devi stare seria come quando fai l'uovo, dai! L'ovetto l'ha fatto, Katia, Allora, brava, brava. Noi vogliamo invece Chiara, io che sorridere. cosa Tu faccio? fai una squisitezza, Posso dai, farlo spiega. vedere? Adesso Posso farlo intanto farle vedere? rivedere. Facciamo vedere, le ho già fatti prima, però poi li dobbiamo finire. Li ho già fatti, abbiamo fatto i muffin arcobaleno o arlecchino, chiamateli come vi pare, ma che Perché belli. il tema è carnevale, E giusto certo, per far ci felici, no? prepariamo al carnevale, poi il carnevale è colore, un'esplosione di Scusa, colore. Katia, Solo dove li una fai? cosa, Dove li fai? aspetta, solo una cosa. Scegliete i coloranti giusti perché ho fatto una prova prima al detto cinese, ci è uscita una gata. È arrivata Chiara che non capisce niente, ci ha azzeccato sui Avevo colori. dei colori, è uscito color pastello, No, no, era è uscito proprio, no, pastello. è colori proprio slavati. Comunque la Chiara se li ha mangiati tutti e manco ve li posso far vedere perché ce n'avevo uno da far vedere.
Te li sei pappati tutti? Sì, tutti me li sono mangiati tutti io. Comunque, Katia, sì, come li hai fatti? Dove li hai fatti i nostri dolcetti? Oh, ah, li ho fatti nella Vulcanica 32. Brava, nella mia vulcanica. Allora, siccome li ho già fatti alcuni, adesso ho fatto un mix per la felicità di Chiara, perché è golosa, non fa dolci, ma è golosa. Ecco, allora, guardate qua. Questi li ho fatti al caffè, al cacao e un misto caffè col cacao, okay, in più questi qua colorati, che adesso poi metterai la ricetta, la spieghi durante, metto la ricetta, intanto la spiego durante, ma metto la ricetta e faccio vedere tutto. Una cosa importante, adesso facciamo un esperimento, signore e signori, in diretta faremo l'esperimento, se esce potete farlo. Allora, questi colorati li ho preparati a mezzogiorno e li ho lasciati in frigo coperti, ok? Adesso vediamo se si fanno. Questi invece li ho appena fatti, quindi adesso vediamo se questi colorati si fanno. Se si fanno, raga, stiamo a cavallo. Voi ve lo preparate prima e ve lo fate dopo. Quindi mizzica, mizzica. Allora, io mi vado a mettere l'olio, perché io invece farò delle castagnole a sentimento. Ah, che belle le castagnole. Le castagnole, roba di 5 minuti, farò l'impasto direttamente, ma con gli impasti morbidi, al cucchiaio, con pastelle, io personalmente consiglio di riscaldare l'olio a minimo con il coperchio. Un cicinin. Un cicinin che basta, ok? Sempre col coperchio. Poi una volta che vado a mettere le mie castagnole dentro, come qualsiasi... si dice coperchio in dialetto bergamasco? Couverch. Couverch. Perché una volta la signora mi ha detto: ah, scusate, questo è l'olio, quante volte l'hai utilizzato? L'ho utilizzato già tre volte. Tre volte, Mi ha detto una volta, mi ha incontrato una cliente e fa: te, l'asciuga di Querci! Le Querci! La Vulcanica che mi si muove. Allora, la Vulcanica 32, qua dentro ce ne stanno un bel po'. Io adesso ne ho messi 3, 4, 7, 10, però ce ne stanno 12 tranquillamente. Allora, li ho messi dentro con 2 bicchieri di acqua all'interno della pentola. Si vede dentro, Ge? Allora, io ne metto così, raga, non ne metto tanto. Guardate qui, okay. 2 bicchieri di acqua, adesso si muove tutto. Allora, Katia, io direi che bastano. Adesso vado, anch'io sto cucinando, farò le mie castagnole in una pentola 24 vulcanica, la vado a coprire col 27, come ho detto prima, Katia, vado a riscaldare l'olio. Al minimo. Al minimo, mi raccomando, Katia. Come al solito, Chiara, cioè, se non mi fa sbamba la casa, non sa, non li sa usare. Pensa a fare l'uovo tu, fagli vedere che gli altri, fagli vedere stamattina dopo, come hai fatto l'uovo. Dopo, alla fine, vai. alla fine. Allora, posso far partire intanto i miei maxi? Sì. Allora, li ho messi dentro, ho messo 2 bicchieri d'acqua, copro con il nostro meraviglioso digo d'acciaio, fiamma alta, E chi l'ha messa la bomboletta? Io. Chiara l'ha messa la bomboletta. Ah, bene. Quando Chiara mette la bomboletta, ecco. Allora, fiamma alta. Io e il gas non andiamo d'accordo, va bene? Ma sono d'accordo con le galline. Con le galline. Fanno l'uovo. Allora, fiamma alta fino a quando non fuoriesce il vapore. Ma allora stai facendo nell'acqua. Sì, a vapore. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Ragazzi, ah, ma dimmi in quanti minuti, ragazzi. 2 bicchieri di carta di acqua. Sì, sì, 2 bicchieri di carta, 2 bicchieri. Cioè, deve esserci, diciamo, 1 centimetro neanche di acqua sotto, ok? Allora, fiamma alta fin quando esce il vapore e poi 8 minuti a fiamma bassa. 8 minuti a fiamma bassa. Oh, è meglio quando fai l'uovo, fagli vedere questo, no? E li fa bianche le uova. Ho imparato tutte delle galline vicine. Allora, ragazze, io vado col mio dosaggio, ok? Faccio l'impasto in diretta perché è super veloce, ve lo consiglio, fatelo ai bambini perché le castagnole sono buonissime. Katia, dopo però noi le andiamo a sbattere, la gallina dovrebbe farlo. Mamma, io per rompere le uova, cara Katia, vedi?
E voilà! Allora, ce l'ha fatta, un applauso! Allora, metto l'uovo, Katia. Sì. Vado a sbattere l'uovo. Un uovo, solamente su 150 grammi. Uno, io te ne avevo fatti 6 e ne prendo solo uno. Poi vado a mettere 60 ml di latte. E lo zucchero quando lo metti? Ma che vuoi, non posso metterlo dopo? Ma mette dopo lei. Va. Ok. 3 cucchiai di zucchero di canna, 3 cucchiai quelli da minestra, non cucchiaini, ok? Va bene, Katia, così? Va benissimo. Perfetto. Andiamo a mescolare, Katia. Sono brava, Katia. Brava, brava, dacci di polso, ti devi far venire. Ehi, pensa a fare le uova te. Il polso del tennista. Poi vado a mettere 50 ml di olio di girasole. Fate le ragazzine allegre, allegre di carne. Vedi, vedrete nei prossimi giorni. Ma come vanno a vedere se ci metti le mattoni? Metti qua perché io voglio tutto. Guarda, è da picchiare, Mangia costini a tradimento. Allora, vado a mettere 2 cucchiaini di lievito per dolci. Da caffè, cucchiaino piccolino, ok? Come sono brava! Mi sembrano quei bambini. Sì, perché allora sapete perché? No, io sono felice, sapete, perché ce ne sono tante come me, no? Io non mangio i dolci veramente, adesso a parte tutto. Però quando li fa Katia che fa gli assaggi, sì, io li mangio, ok? Ecco. Li mangio solo quando li faccio io. Allora, vado a mettere 150 grammi di farina Manitoba. L'ho già setacciata, ok? Katia, ti... Ti serve un aiuto? Allora, ti sposto qua? No, facciamo... Dimmi. Volevo che me la... Te lo giro? No. Cacciata. Con questa. Ah, con quella, scusa. Allora io ti metto questa. Sì. Qui è la ricetta in 4 Pensavi solo di fare la gallinella? Qui devi fare le uova. Vedete quanto è facile? Guarda, Katia, vedi? Guarda che spettacolo. Che, allora, comunque ci sono... Chiara me le faceva sempre. La nonna. Però questo qui è un dolcetto veloce che si può fare anche quando i bambini tornano da scuola. Vai, Katia, su. Vado. Su. Sono brava, Katia. Bravissima. Hai visto, Katia? Il vapore, Katia. Che te lo dico a fare? Ancora non esce bene. Devi uscire per il vapore. Aspetta, hai messo qua 60 grammi. Sì? Vuoi aggiungere qualcosa? No. È giusto? No, sì. Allora, vedete l'impasto? Deve essere proprio morbido così. Guardate, perché io poi le vado a mettere dentro con il cucchiaio. Mi aiuto con il cucchiaio, ok? Va bene, Gelso? Brava. Perfetto. Avete visto quanto... Cioè, proprio ci mettiamo veramente poco tempo. Nel frattempo, no? Che fate l'impasto, ok? Poi accendete al minimo l'olio, ok? Perfetto, Katia, io direi che sono pronta. Allora, vuoi mettere Katia, un po' di olio qua per bagnare? Sì. Mettimi l'olio. Scusate. E poi, a vostro piacimento, potete mettere una fialetta di arancia, di vaniglia, di rum, vaniglia e burro. Rum, le piace. Se no le uova non le fa se non beve il rum. Oh, e la parte alcolica ci sta. Per i bambini no. Vabbè, ma queste qua sono... Per i bambini mettiamo la caffeina. No. Vabbè, mettete l'arancia, il limone, ci sono tanti gusti veramente buoni. Adesso vi faccio vedere, mi sono stupita anche l'altro giorno mentre lo facevo, va bene? È perfetta, perfetta. Guardate. Brava. Si vede? Perfetto. Mamma, che odore d'arancia. Ok, andiamo Katia. Allora, ecco. Io ho fatto... guarda, cameraman, Gelsomina, super. Allora, ho fatto riscaldare l'olio. Yes. Ok, adesso spengo. Perché ogni volta che io devo mettere l'alimento dentro, devo spegnere la fiamma. Perché l'ho fatto comunque riscaldare, giusto Katia? Tira.
Io per fornello. devo seguire tutti i passi. Allora, lo metto qui, Katia, sì. Me lo posso appoggiare. Allora, vado a mettere un goccino, mi aiuto, Katia, con questo. Sì. Tanto quello riutilizziamo, giusto? Sì. Ok. Vado a prendere, lo bagno, così l'impasto scivola. Katia. Te lo tolgo? Vuoi che te lo tolgo? Però... Così, vai. Laura Castelli. Ha detto che viene a casa tua a mangiare le castagnole. No, devi venire qua, Laura, perché tanto mica se le porti a casa. Allora, io direi, uno. Katia, sì. Va bene così, Gè? Oh, perfetto. Sì, dai, sono belli... Composi, oh. Come li vuoi, Ka? No, giusti così, vanno bene. Guardate, io ho fatto addirittura riscaldare l'olio pochissimo, ma la vulcanica... È una fonte di calore allucinante, ragazzi. Anche un po' più grandi ci stanno. Ma io ne voglio fare. Guarda che intanto qua sta uscendo il vapore. Io abbasso. Aspettate. Abbasso. Ma sai che belle che vengono. Guardate, allora, mi aiuto. Abbasso al minimo e metto 8 minuti. Così. Per essere la prima volta, però, ragazzi. Adesso vediamo come vengono. Brava. Hai visto? Mi sto buttando. No, ti stai anche con i due cucchiai. Devo dire che brava. È vero. Maria Rosa, ogni cosa. Brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Qui la vita è sempre Ehi, pensa a fare le uova. Te. Aspetta, adesso io decoro. Quando sei pronta, allora, io inizia a farne così. Vai. Fiamma altissima! La frittura non dovete mai abbassare la fiamma. Tranne quando alzate il coperchio. La spegnete, la spostate e chiudete. Mm. Ma non si alza, non si abbassa. Non si abbassa mai la fiamma. Vadi. Allora, Chiara. Cosa state facendo? Castagnole a sentimento. E muffin di arcobaleno. A muffin arcobaleno con esplosione di colore. Katia, c'è da dire, sono dimenticata, perché ha fatto l'uovo, non mi ricordo, che con 150 grammi di farina, porca miseria, certo, io che non sono, tu lo sai, madonna, quante, allora Chiara, guarda, adesso andiamo a far cuire quelli già fatti. Ma tu cosa hai fatto? Oh, io ho fatto una farcia di... E mascarpone e panna. Che buono. Ecco. Poi se volete metterci dentro delle mandorle tritate, ci volete mettere pistacchi tritati, potete mettere del cioccolato. Però questo deve essere più grosso. Quello deve essere se più grosso. Intoppa, se no si intoppato col cioccolato. Allora, non mettete le gocce. Tritato non si intoppa. No. Ok. Allora, eccolo là, tu reggi e io faccio, che mi piace sta cosa a me. Mamma, Jeff, porta avanti sta telecamera. Vieni Katia, vieni più avanti. Vengo più avanti, sì. Ce la fai? Sì, olle. Raga, qua i bambini si... Ma poi questi dolcetti fatti al vapore, raga, io non sono di dolce adesso da qua, però questi ne mangio una quintalata. Sono morbidissimi, rimangono dopo morbidi. Dopo ne apriamo un altro? Sì, dopo lo tagliamo uno, sì, come no. Ecco. Olle. Senti Katia, poi diamo la ricetta. Assolutamente. Comunque, nonne, mamme, sorelle, queste sono delle idee, guardate. 7 minuti già pronti, Katia. Poi Katia, sì, il vapore. Sì, già. Ho già abbassato, ti sei distratta un attimo e vado a spegnere perché devo girarle. Vai. Oh, che spettacolo. Ragazzi, mi sembro Barbara D'Urso. Sono già pronta. Ragazzi, raga, no, io le tolgo, raga. 3 secondi, sì, ragazzi, sì, che spettacolo. Avete viste? Adesso ho spento la fiamma, ok? Ma non c'è neanche bisogno di... Katia, vero? Secondo te? Che spettacolo. Puoi già spegnere, infatti. Spengo, sì. 2 secondi, le tolgo e vado a fare le altre. Avete visto? In 5 minuti abbiamo preparato un impasto e buttato dentro. Sì.
Sì, velocissimo. Anche i maschi. Che belli, guardate come sono belli. Ma comunque si possono utilizzare anche per le feste di compleanno. Ma volendo, Katia, i coloranti, io posso colorare anche la crema. Puoi colorare anche la crema. Se per esempio, tipo questi qua che ho fatto al caffè, vuoi metterci sopra la farcia colorata, si può anche fare. Oggi abbiamo voluto usare l'arcobaleno. Raga, io li tolgo. Sono perfetti, dorati perfetti, guardala che roba. Mi piacciono, Gelso? Adesso belli. Faccio gli altri, L'avete viste, ragazze? Anche Chiara ce l'ha fatta! Mamma, che profumo, raga! Vero? Ho fatto un tuffo nel passato, Chiara! Amore. Grazie! Che bello, così ricordiamo i miei momenti. Sì, sì, sì. Un tuffo nel passato, bellissimo. Bello. Katia, vedi, da spento... Da spento e poi rimetti dentro. E rimetto dentro, vedi, mi aiuto pure, guarda. Guarda qua, che belli. Belli ciaciotti come piacciono. Te l'ho dato, ma li stai facendo fare grossi, io ero delicata. Ma che delicata, tanto quando poi te li mangi, non è vero. Katia, però adesso mi devi... Che bontà. Che bontà, quella già c'ha la polina in bocca. Ascolta, Katia, dopo io ho bisogno dello zucchero, perché queste qua gli devo buttare lo zucchero. Pronto. Occhio qua che ti scoppia. Adesso ti do lo zucchero, Chiara. Sono qui apposta proprio per te. Sono anche veloce, ragazzi, ve lo giuro, sto imparando tante cose, ma proprio con l'aiuto del coperchio, perché se le dovevo fare a casa mia in cottura tradizionale, la frittura poteva morire. No, no, io con gli odori poi... Chiara bella, col cavolo che te lo facevo fare a casa mia se non era meglio cooker. Capisci? Allora, Chiara, che le metto tutte. Probabilmente ci sono persone nuove, vogliamo spiegare un attimo. Sì, intanto io metto, tu spiega, va? Ok, intanto che passano, sono rimasti pochi minuti e pronto, Allora, spieghiamo un attimino la forza del nostro coperchio Magic Cooker. Eccolo qua. Allora, sono i fori! Donne, amici, sono i fori che fanno la magia. La magia del Magic Cooker, il riciclo d'aria, il vapore umido che ricicla l'interno della pentola grazie alla ai fori dei Venturi che aspirano il vapore verso l'interno. Con questo sistema, ragazzi, noi non andiamo ad alterare, a rovinare tutte le proprietà organolettiche dei cibi. Quando Chiara facciamo il ragù e poi magari verso la fine ci mettiamo quelle foglie, il pomodoro, ci mettiamo le foglie di basilico alla fine, sai che cosa succede? Il vapore umido e caldo che non è forte, 8 minuti, che non è forte, praticamente scioglie e gli oli essenziali delle foglie vanno a improfumare tutto quanto il nostro pomodoro. Questo accade con qualsiasi cosa, è proprio le basse temperature che rendono possibile questa meravigliosa magia. Allora, andiamo, mi sembra. Allora, una signora ha chiesto, sì. Scusate, ma posso usare il tegame con il coperchio uguale al vostro? Probabilmente il suo tegame. Sì! L'importante è che c'è il coperchio. La magia la fa il coperchio. Poi se sotto abbiamo già delle buone pentole, siamo a posto. Perché è meglio, insomma, usare una buona pentola. Ma comunque, credetemi, il lavoro, il Magic Cooker lo fa anche sulle vostre pentole. Sull'acciaio, alluminio, terracotta, rame, anche le pirofile in vetro. Potete cucinare ovunque, ok? Allora, prova stecchino. Chiara? Voilà, che bella essa! Wow! E fai vedere, per favore! Asciutto! Lei fa vedere solo quando fa l'uovo! Allora, spegno! Qua? Mamma. Adesso spegno! Oh! Raga, sono cresciute pure quelle impastate a mezzogiorno, quindi... perciò ve lo potete fare prima, mettete nel frigo, le tirate fuori un 20 minuti prima di cucinarli e... siete a cavallo. Guarda le mie castagnole, passate. No, spettacolo, che bei spettacolo. Ricordi, che bei ricordi. Veramente il profumo è che non è puzza. Cioè, tra l'altro, mangiamo sano, che è la cosa principale. Però la cosa più importante di tutti è mangiare sano. Mangiamo sano, non sporchiamo la cucina, non c'è puzza in casa. Assolutamente non c'è puzza. Ragazzi.
c'è anche questo, insomma, da dire. Fa niente, lascia lì, lascia lì. Allora, sai che io sono non ce la posso, non ce la posso fare. Sapete che stavo facendo? No, no, adesso lo devi dire. Io devo mettere a posto. Adesso lo devo dire. Sapete che stavo facendo? L'olio della ciotolina pretendeva lei, no? Di rimetterlo nella bottiglia così, con la ciotolina. Testina! Allora, ecco qua. Io ho finito la mia cottura, Chiara. Allora, aspetta che ho spento. Sì, voglio prendere un piatto. Cosa ridi tu? Sì, rido perché... Io, ragazze, le giro... Li fai vedere che basta che è un attimo girarle. Ma, allora, se voi non le volete fare al cucchiaio, perché nella mia inesperienza, la prima volta, vedevo che l'impasto era molle e io ho detto, vabbè, aggiungo la farina. Ok, di solito si fa così. Ragazzi, è venuto tra una chiacchiera una frittella, buonissime, anche se aggiungete le fate con le mani, le palline, eh? Gelsomina, mai visto che bontà? Aspetta che molto bellissime, dopo le assaggiamo. Ecco qua, guardate. Accendiamo, io ho finito anche la mia cottura, devo dire, Katia, che abbiamo dato delle piccole idee a tutte le persone di fare dei dolcetti veramente in pochissimo tempo. E vanno bene per feste di compleanno, sì. Magari avete ospiti a cena, volete fare una cosa diversa, in pochissimo tempo, ragazzi. Guardate, no, aspetta, ragazzi, adesso, aspetta, posso fargli vedere sì, colori? Sì, sposto questa roba qua perché voglio farglielo vedere bene. Anche io dopo, fammi spostare qua. Ecco qua. Io le tolgo. Via, sono pronte pure queste, Katia! Ah, io ho finito. Certo. Guarda quante. Spettacolo. Guarda, voglio far vedere. Se si asciugano. Ah, sono bollenti. Belle. Ah, ragazzi, scottano, eh. Questo qui è al cacao. Ragazzi, puoi inquadrare l'olio, che io quest'olio qua poi lo rifiltro. Aspetta che ti do un cucchiaio che lo facciamo vedere bene come è bello chiaro, perché la pentola è scura e magari non si vede. Fai vedere l'olio. Guarda l'olio. Allora, guardate. Sembra acqua. Riutilizzato già questo qua, Katia lo farà raffreddare, lo coliamo, bravissimo, con l'imbuto, fantastico, con l'imbuto, certo, lo rimette nella con l'imbuto, con l'imbuto, che questo è capace così, no, perché lei deve mettere a posto subito, deve togliere tutto subito, ragazzi, stiamo cucinando, è normale, allora, ma lo butto così per fare veloce, sì, però sì, queste sì. Qui sono dopo le... sì, brava. Facciamo così. E sono troppo calde. Basta, non mettere più là, basta così. Poi queste le fai comunque, queste sono le altre. E mo quello che è un po' più freddino lo apriamo, perché sennò io mi ustiono. Sì. Allora, che faccio? Taglio questo? Quale taglio? Che bontà. Chi assaggia? Voglio far vedere tu. Chi assaggia? Tu. Chiara. Chiara. Ah sì. Aspetta, che sennò non faccio. Taglia quella che hai fatto adesso. Questo, sì. Mamma, dai, prendi la metà, eh? Così facciamo. No, questo è freddo, questo è quello che ho fatto. Vai, così fai vedere dentro. Mamma, che spettacolo. Bellissimo. Guardate il colore. Esplosione di poi colore. A vapore, ragazzi, non vi dico la morbidezza, eh? Ok, però io, ragazzi, vi faccio giro. Assaggio io! Lei non mangia dolci. Noi mangiamo dopo, sì. Cioè questa mi si è mangiata. Vedete le ricette, certo. Questa si è mangiata, ragazzi. Fermi, questa si è mangiata. Costine, arrosticini, salamella e mo pure il dolce. Ma cosa vuoi di più da me? Com'è? Onesta. Aspetta, onesta. Buona? Buonissima. Calda, però. Mi ricorda i miei 18 anni. Un tuffo nel passato con le barcagliole. Buono. Buono. Non è troppo dolce. È dolce. Scusa, Chiara.
chiedono cosa bisogna fare per evitare la schiuma nell'olio fritto. Non ne ha fatta tantissima. Guardate, avete ragione, di solito si dice che quando si fanno queste castagnole lo zucchero va a fare questa schiuma, ma cucinando a bassa temperatura non lo fa. Magari ne vedete poco poco. Katia Cavallari ha detto che lei utilizza un tappo di sughero dentro per non far fare la schiuma. Anche, però in questo caso io sto utilizzando... Non l'ha fatta. L'importante è che voi fate riscaldare inizialmente l'olio a minimo con l'ottimizzatore. Quando vedete che il coperchio è caldo, spegnete la fiamma, mettetele a cucchiaio, quello che è. Io parlo per i pastellati, per gli impasti morbidi. Dopodiché accelerate sempre la fiamma, ma roba, cioè, talmente veloce che non gli permette manco di fare la schiuma, eh. Voglio far vedere dentro questo qua appena fatto. Si vede, gesto? Sì, sì. Angela! Allora, devi capire che io prima di assaggiare i dolci non mangio a mezzogiorno o la sera prima. L'unica volta che mangio a mezzogiorno è perché vado da mia madre, perché mi obbliga. Ma la frittura? Ma se no, non mangio. Ma la frittura? Non va fatta a fiamma alta. Certo, sì. Allora, la frittura deve essere fatta a fiamma alta. Se faccio la frittura a immersione, parto da alta. Io sto dicendo che se volete far riscaldare l'olio, nessuno ve lo vieta, ma col nostro ottimizzatore, perché se lo fate senza ottimizzatore, l'olio arriva al punto fumo, così no. Quindi mettete a minimo, lo fate riscaldare con l'ottimizzatore. Quando dovete andare a friggere, spegnete, mettete dentro quello che dovete friggere, pastellati, e accelerate la fiamma, altissima deve essere, non si abbassa mai, si spegne solo quando devo togliere il fritto. Ecco, ecco. Sì, Stella, sempre fiamma alta. Fiamma altissima, non si abbassa mai la fiamma sul fritto, ok? Oh, invece per quanto riguarda insomma tutte le altre cotture, si alza, si abbassa, comunque va in base alla potenza del vostro gas, ma all'interno di tutte le promozioni avete dei libri di cucina che vi spiegano tutto. In più ci siamo noi di Magic Cooker, le ricette del cuore, che siamo sempre pronti a fare delle dirette, ricette, postare sul canale tutto quanto, e le vostre consulenti, chiedete, perché ci sono delle promozioni bomba. Che dici? Ciao Gio! Ciao Gio! Ciao! I love you! Allora, ci sono queste promozioni bomba, quindi chiedete alle vostre consulenti, perché c'è qualcosa di veramente fantastico. E cosa dobbiamo dire ancora? No, allora, le avete fatte a fiamma alta? Sì, sì, la signora è entrata. Ah, vanno sì, fatte, ho solo fatto riscaldare con il nostro ottimizzatore, proprio perché non raggiunge le alte temperature, a minimo nel frattempo che facevo l'impasto delle castagnole. Ho spento. Dal momento in cui poi ho inserito le mie castagnole a cucchiaio, ok? Ho messo tutto dentro, chiudo con l'ottimizzatore, accendo la fiamma altissima, ok? E non la abbasso più, spengo solo quando devo tirare fuori, ok? Yes. Altro consiglio, quando voi fate la frittura, no? Spegnete, lasciate depositare un attimino i vapori, quei 3 secondi, un attimo, ok? Così evitiamo di lasciare quel poco di vapore che secondo voi ha odore, ma non è così, no? Perché l'80% dei cattivi odori non ci sta più, perché col cavolo che facevo il fritto, che... sai Chiara cosa dicevo ai miei figli? Ci ammazza Denise, Denise non essere gelosa, lui fa parte dello staff e noi mandiamo i baci a tutti quanti, tutti qua, compreso Gio. Allora, stavo dicendo, Chiara, quando non avevo il Magic Cooker, io dicevo ai miei figli, il fritto non lo possiamo fare perché il fritto fa male. Vero? Quello che faceva male di più era ripulire la cucina dopo aver fatto il fritto. Ragazzi, faceva malissimo quella cosa lì, allora ho detto, no, fa male, c'hanno ragione che fa male il fritto. Poi è arrivato il Magic Cooker, ragazzi, e qua possiamo friggere quello che vogliamo, non abbiamo odori, non abbiamo schizzi. Io devo ripetere,
Allora, ragazze, per quanto, perché la gente si collega dopo. Allora, noi abbiamo vari tipi di fritture, ok? C'è l'immersione, quindi da olio freddo accelero la fiamma. Io ho consiglio per i pastellati, per gli impasti morbidi, di riscaldare un pochino l'olio sempre con l'ottimizzatore a fiamma minima. Dal momento in cui sento che il coperchio è caldo, spengo, inserisco l'alimento dentro, rimetto l'ottimizzatore, accendo la fiamma alta, non la devo mai abbassare, il fritto non si abbassa mai. Spero di essere stata chiara. Dai, vuoi? Dai, assaggia. Sì, sei buono. Dai, assaggia. Olè! Me lo stavo dimenticando che ti dovevo imboccare. Madonna, ragazzi, che buona. Dio, io non mangio. Stasera e domani non mangio. Ma cosa? Ha mangiato tu due in Madonna, ragazzi. Come devo fare? Uff. Sì. Spero di essere stata chiara, ragazzi. Sì, sì, sei chiara, confermo. Chiata. Sei chiata. Dai, va bene. Noi siamo state, dica, aspetta, super veloci. C'è una domanda? No, vi salutano, brave, vogliono le ricette. La ricetta le mettiamo subito. Subito adesso. Le pubblichiamo con la foto. E sì, facciamo, prima che poi le mettiamo, ci dimentichiamo. Prima di mangiarle faremo la foto. Però queste le devi mettere così, quando fai la foto, che le vedono anche senza. Ah, ok, va bene. Ecco. Ok? Oh, ciao! Fatevi anche al caffè, sono buonissimi. Vi do tutte le varianti. Grazie, okay. Teresa! Ciao Stefania! Un bacio! Ciao! Alla prossima!